Ciao a tutti, buongiorno. Eccoci con la nostra diretta della cucina italiana. Come vedete, oggi siamo fuori. Io sono Gaia Masiero della redazione web. Sono all'esterno della mia casa perché oggi proveremo un pochino a stare all'aria aperta, a godere di questo bel sole che c'è oggi e insomma a godere anche le nostre case, allungandoci un pochino negli spazi all'esterno. Il nostro ospite di oggi, con noi, appunto, vivrà proprio all'esterno, per preparare qualcosa che ci piace molto, cioè una bistecca alla griglia. Adesso lo vedo, eccoci. Ci stiamo per collegare con Barù. Non so se avete visto i lanci, e quindi ci colleghiamo con lui. Restate qui, adesso arriva. Vediamo se c'è. Dovrebbe connettersi. Eccoci! Oh, Ciao! ciao, come Ciao, va? buongiorno! Ben arrivato, Buongiorno. bene, bene, grazie tu. Benissimo, grazie. Bene, hai visto che in tuo onore siamo all'esterno, anch'io ci ho provato, sono in un piccolo terrazzo, però insomma lo spirito c'è. Prendiamo un po' di vitamina D, che dicono che fa bene anche contro vari virus. Assolutamente sì, assolutamente divertiamoci nei nostri spazi all'aperto. Io vedo che tu hai un bellissimo spazio all'aperto e hai già acceso il barbecue. Ho già acceso, sto lavorando. Mi vedi così? Sì, Ti funziona, vedo no? benissimo, sì, benissimo, Fantastico. perfetto. Allora, Come vi va? volevo preparare una bistecca oggi. Perché? Non abbiamo nulla in contrario, anzi, dici. No, perché è una cosa facilissima. Ora, ovviamente io la faccio alla griglia, però voi a casa, è la cosa più semplice da fare, però tanta gente non la sa fare. E non ci vuole nulla. Prima di tutto, bisogna mangiare poca carne, ma quando la mangiamo bisogna mangiare la roba così, roba buona. Hai Questa che capito? carne è? Cosa hai scelto? Questo è una costata, un ribeye, Sì? e guarda che marezzatura che c'ha. È Sì, abbastanza la stupenda, vedo devo che dire. sì, è bellissima, sembra A me marmo. piace la carne grassa perché c'ha sapore, tipo il filetto, a me non mi dice nulla, devo dire la No, non verità. dire così. No, sì, mi dice, Ok. però non è una Sì. roba che... Poi Allora, io diciamo la che. metto perché ci vorrà un bel po' a cuocere questa bestia. Infatti, infatti, va bene. Ascolta, Però raccontaci, dimmi. volevo comunicarvi due cose. A casa è molto facile fare una bistecca. Io vi consiglio di prendere una pentola in ferro, come Sì. questa qui, o in ghisa, però il ferro a me piace di più. Cosa fate? Ok. Mettete questa pentola sul fuoco proprio violentissimo, deve essere violentissimo. E la ungete un po' con dell'olio e quando è super riscaldata ci buttate la bistecca, che deve essere a temperatura ambiente, perché se dentro, quindi la togliete dal frigo 5 ore prima e la Sì. fate prendere temperatura ambiente. Questo è proprio fondamentale, perché se è fredda non viene bene, non viene al sangue. E Certo. nulla. Quindi con questa roba qui a casa farete un po' di fumo, questo sì ve lo dico. Però potete fare una bistecca in 10 minuti. Quindi anche per conquistare un uomo, praticamente, cosa c'è di meglio di una Arne, bistecca? Carne. Se assolutamente. a me mi invita una cena e mi fa una bistecca, sono innamorato, pazzo, Sei subito. già E felice, non ci certo. vuole nulla, ci vogliono 10 minuti. Quindi è una figata, secondo me. Sì, perché No? tu dici usiamo una padella come quella che ci stai facendo vedere perché ha una conduzione del calore molto più alta, no? Rispetto a quelle che usiamo noi solitamente e quindi un Esatto. pochino ci avviciniamo al risultato che otteniamo su un barbecue, no? Guarda, Dove la temperatura è altissima. a dire la verità, per sigillarla bene, io a volte preferisco queste pentole qui. È molto più facile che il barbecue, che la fiamma, Certo, braci, robe. che devi un po' Non... gestirla. È una cavolata. Sì, l'unica. Io cosa faccio? Io ci metto solo sale e olio prima di cuocerla. Poi Ok. dopo ci puoi aggiungere tutto quello che vuoi, peperoncino, un po' di pepe sicuramente. Ah, cioè, ci sono teorie varie sul sale, eh? C'è chi non lo mette, c'è chi lo mette prima di cottura. Ora, Ok. ci sono dei grandissimi che lo mettono, dei grandissimi che non lo mettono. Io che non sono nessuno lo metto perché comunque
mi piace perché mi fa una crosticina. Ok, Quelli che metti sale dicono grosso? sale grosso dell'Oceano Atlantico, insomma oceanico, perché il nostro è più salato e brucia. Dicono che il sale la fa seccare. Secondo me, cosa fa seccare la carne è cuocerla troppo, non metterci il sale. Certo. Guarda Ma qui, quindi, guarda come è già diventata. eh Vedi? sì, ma E quanto siamo peserà 2 minuti? all'incirca? Comunque, questa del sale è un dibattito fra grigliatori che non finirà mai. Però, Certo, sì. e anche tutti i nuovi esperti su internet che dicono, ah, non va messo. Io vi dico, senti, scegliete la carne buona prima di tutto. Certo, come Sale prima buono, carne base. buona, pepe buona e basta. No? Va bene, infatti qua sotto si stanno già scatenando sul tema sale o non sale, perché in effetti evidentemente è un argomento molto hot per chi ama la carne alla griglia. È un Quindi voi fate i argomento. vostri esperimenti, Sì, tu lo sì. metti e insomma. Io lo metto perché mi fa una crosticina e lo difendo anche che il più grosso asador del mondo ce la mette. Hai Chi è? capito? Ex Barri, quello nei Paesi Baschi. Quindi lui la Sì, mette, sì. quindi se la mette lui, ce la metto Siamo anch'io. autorizzati, Siamo autorizzati, assolutamente. però degli altri grandi non ce lo mettono, quindi Sì, fate come vi pare, basta certo. che la carne è buona e non mi rompete le scatole con sale o non sale. Rispettiamo tutte le religioni sul sale, a Esatto. riguardo, però diciamo scegliamo una buona carne. Ma tu questo barbecue come l'hai preparato? Che legno hai messo? Da Allora, quanto è acceso? io la maggior parte delle volte uso solo legno, però ci sono dei carboni anche ottimi. Sì. Questo qui è un legno di quercia che ho nel mio bosco, che ho tagliato e uso quello. Ok. Ovviamente l'olivo è buono, dà più sapore, insomma ci sono tutti i legni, c'è ciliegio, legni di frutta, però quello è più per fare la barbecue all'americana, no? Per dargli un po' di fumo. Vi consiglio, l'unica cosa che vi dico, non usate quei carboni con il liquido che li fa prendere fuoco, hai capito? Certo, sì, Quelle chimico. schifezze. Quelle robe lì, no, proprio no. Quindi se comprate un Ok. carbone di mangrovia, ci sono stupendi. Legno d'olivo, vedo legno d'olivo, sì, lo uso molto. Va benissimo per la grigliata, dà sapore. Sì, qua Eh? chiedono anche se si può utilizzare del compensato. Sì, in Argentina i muratori la fanno col compensato, però non ve lo consiglio. Però è tutto un altro stile, c'è tutta questa scuola Certo. di muratori argentini che la fanno con i legni che usano per fare la muratura e robe. Non ve lo consiglio, però si può fare. Sì, anche perché bisogna poi vedere in che maniera è assemblato, con quali colle, se è semplicemente prestato. Quindi diciamo Non lo che fate, andiamo, ecco, non lo andiamo fate più con sul il sicuro con compensato, un ma con la legno, che sia legna. legno, altrimenti andiamo sul carbone. Sì. Io mi so gestire molto meglio con la legna che col carbone, perché lo conosco meglio e conosco meglio le temperature, i calori, i tempi Sì, e robe certo. varie. Cosa vi volevo Quindi dire? ora l'hai Poi girata? l'ho girata ora sull'osso perché io la faccio cuocere dappertutto, non la devi sigillare bene, quindi la giri un po' sull'osso, la giri quando ha fatto una bella crosta sopra, la giri da Sì. tutti i lati anche sul grasso. Se vedi il grasso io. Aspetta, Vai, vai, tranquillo. Baru in questo momento è come quegli amici che durante la grigliata si fanno lo sbattimento. Eccolo lì, guarda, vedi il bellissimo. Quindi grasso? Gli c'è il. fate Sì. delle incisioni così, Sì. così si cuoce bene, bene e non fa quella, non fa rigirare la bistecca in un modo strano, insomma. Non Certo. la fa tutta Qui sciupare. qualcuno è felicissimo di vedere le tue pinze e dice mai bucare la carne, confermi? Assolutamente. Queste pinze lunghissime sono la figata più pazzesca della cucina, perché ci puoi fare Ok. tutto, no? La carne non va bucata. Ma insomma, se la volete bucare, bucata, non me ne frega nulla, io non la buco. Beh, No. soprattutto non questo tipo di carne, magari se abbiamo a che fare con una salamella se ne può parlare. Sì. Ah, beh, Ecco. le salsicce sì, le buco prima, ovviamente, perché sennò. Poi vi volevo dire anche: io sono estremamente carnivoro, però trovo che le verdure sono stupende e ne dobbiamo Sì. mangiare di più. E le verdure alla griglia vengono da Dio.
Allora, guarda la bellezza di questa melanzana. Scusa, vai in un ristorante vegetariano, vegano e ti danno le robe bollite. Ma Invece, il sapore di questa certo. melanzana alla griglia è una roba stupenda. Guarda questa carota, ti fa venire fame. Non so, a me fa venire fame se vedo una carota così, di questo Bellissima. colore, invece che bollita, no? Stupenda. Ma ascoltami, tu allora hai, diciamo, lo spazio per cuocere, diciamo, la carne e le verdure su due griglie separate, vedo. Tu in realtà poi Sì. lì, ecco. Però mettiamo caso che noi invece disponiamo di una griglia più piccola. Qual è la tecnica giusta? Facciamo cucinare prima le verdure e poi la carne o viceversa? Esatto, io farei fare le verdure prima, tanto si Sì. possono sempre riscaldare, quindi le preparate e poi all'ultimo gli date proprio una botta per farle riscaldare. E così perché la carne si sciupa se non la lavori bene. Le verdure Certo. comunque le puoi mettere a parte e riscaldarle senza problema. E Sì, poi queste assolutamente. pinze qui Poi sono diciamo anche che fatte. la verdura alla griglia è buona anche fredda, no? Non richiede per Scusa? forza una temperatura alta. La carne, no, dicevo che le verdure alla griglia sono buonissime anche quando sono intiepidite, mentre sulla carne non si transige, cioè va servita proprio dopo la cottura. Sì, esatto. Non riesco a mettere la bistecca sul grasso, la devo tenere. Però comunque, Ma sì. sì, poi anche guarda, griglie piccole, basta organizzarsi con tanta brace. Magari vi consiglio, se avete una griglia piccola, ne prendete un'altra piccola, in una fate la brace e in quell'altra ci cucinate, così avete sempre brace nuova da mettere sotto. Questo è molto importante, secondo Certo. me. Però ovviamente io ho iniziato con delle griglie minuscole, ho fatto delle schifezze per tanti anni e poi ho detto no, cioè, ci deve essere un metodo, no? Quindi bisogna avere spazio, bisogna avere tanta brace, bisogna essere tutti attrezzati. Vedo anche che E indossi poi dei anche, guanti. sì, questi qui guanti da saldatore fondamentali, Ok. fondamentali perché non vi bruciate e potete lavorare bene e tutto. Cosa vi volevo dire? Ah, sì, quando ero piccolo e pensavo di essere figo, questo Sì. attrezzo qui non l'ho mai usato, però. E sono stato un imbecille perché pensavo che era una roba da, insomma, che non era figo usare il termometro, però ora uso il termometro e mi viene la bistecca alla temperatura che mi piace a me ogni volta e non la sciupi mai. Quindi vi consiglio di E quindi comprare un bel come lo usi? termometro. Come La funziona? metti Quindi ecco, facciamo qui vedere. dentro. Sì, hai infilzato l'ago nella carne. Dai, a metà perché. Sì. No, se la buchi tutta vai sul fuoco e ti dà un'altra temperatura. Vai a Certo. metà e ti dice la temperatura giusta. Poi ovviamente lo pulisci così, specialmente in Certo, questi tempi. giusto. Non si butta via niente, anzi. No, ah sì, e la mia temperatura magica è 38 gradi. 38 gradi Sì, all'interno. all'interno, che se guardi su internet una bistecca al sangue dicono 45 gradi, ma Ah, quindi alcuni la vogliono più alta, però tu dicevi rimaniamo un pochino indietro, no? Per avere un no, cuore più. 45 gradi per me è troppo cotta, non so perché c'è Ok. questa teoria dei 45 gradi che sia al sangue. 45 gradi non è al sangue, 38 è al Ecco. sangue. A proposito, il grande classicone quando si ordina la carne nei ristoranti specializzati è decidere il grado di cottura, no? C'è chi la vuole ben cotta, chi la vuole di media cottura, chi al sangue e chi molto al sangue. Sulla griglia, come ci regoliamo per ottenere i vari risultati? Ma, allora, se avete un termometro è la cosa più semplice, ovviamente. Quindi dicevamo Non, che a guarda, 38 gradi al sangue e a non lo salire. so perché ti giuro Ok. che io a volte ho lavorato in ristoranti, fatto eventi e mi chiedono una bistecca ben cotta. Non ci sono mai riuscito a fare una bistecca ben cotta. Perché Ti vado in palla sentivi male. mi viene l'ansia e la tiro fuori subito perché non ci riesco, non ci riesco proprio, non ve lo consiglio, no? Non lo Sì, diciamo so. che soprattutto
è molto rischioso, no? Per le buone carni, come quella che stai cucinando tu, perché portarle avanti col grado di cottura vuol dire o bruciarle se non siamo abbastanza bravi a cuocerle, oppure ottenere un risultato asciutto, mentre tutta la morbidezza che apprezzeremo in questa bistecca è dovuta anche appunto alla cottura al sangue. Qui Certo. qualcuno dice, infatti, non deve essere ben cotta, si rovina. È vero, però Cosa? tantissimi, qui anche sotto confermano, dicono, ben cotta si rovina e insomma bisogna evitare. Però è vero che tante persone invece non riescono ad apprezzarla al sangue, preferiscono delle cotture un pochino, più ferme, diciamo eventualmente portatela avanti ancora un po'. Lui ha misurato 38 gradi per avere una carne al sangue. Magari contiamo un 4 gradi in più e là ovviamente la cottura è già portata più avanti. Però insomma, partiamo da qui, proviamo ad apprezzarla così, no? Stai essendo molto diplomatica, io non dico niente su Molto questo tema. diplomatico, Mangiate per dal forza. sangue e basta. Allora, Qualcuno sta poi. dicendomi di cottura, dai, ok, vai. Sì, oh, ragazzi, 38 gradi, 40, 42 gradi, 40 massimo. non andrei oltre. Allora, secondo me è pronta. Sì. Ve la faccio vedere. Guardate qui. Piace, eh? Bellissima, Io non è vedo nulla perché bellissima. ho il sole in faccia, infatti mi sono messo il La cappellino. vediamo noi, ci sta venendo una fame pazzesca. Allora, vediamo com'è dentro, no? Sì, assolutamente, questa è Allora. la Poi prova del 9. c'è mia madre che lei è super carnivora, quindi è lì che mi aspetta con la bistecca. Sono le 11:30, però facciamo una colazione a Oggi vi bistecca oggi. tocca, sì, assolutamente. Sì, è vero, Sabina, che è la nostra web editor, scrive che bel barbecue Barù, in effetti è stupendo. In tanti hanno anche chiesto dove si trova un barbecue così. Dopo ci dai qualche consiglio su come sceglierli, magari. Questo qui è stupendo. Questo qui si chiama Ophir, è una ditta olandese ed è stupendo perché hai anche la piastra, puoi lavorare veramente Sì. bene. Con questo qui mi posso gestire un sacco di gente, ovviamente costa un po'. Ora, dentro è Certo. proprio, questa qui è perfetta per me. Dentro Ah, è è stupenda. proprio tiepida e fuori c'è la bella crosticina, vedi? Sì, assolutamente. Faccelo ancora vedere di profilo. Aspetta, aspetta un attimo. Vai. Eccola qui. Eccola qui. Bellissima. Non Perfetta, male, no? perfetta. E Quindi quanto ci sì, abbiamo vediamo messo? le Meno. differenze di colore. Scusa? Dico, vediamo le differenze. Invidia, invidia per il barbecue, per il giardino, ma soprattutto per la bistecca che ha surclassato tutto. Guarda No, questa dico, qui, che vediamo. meraviglia. Sì, è Questo grasso è stupenda. una roba da. Non fa bene, ma ogni tanto Ma fatevi male. sì, ma Fatevi male. sì. No, poi comunque diciamo che non ha un colore troppo in là, cioè non l'hai bruciato il grasso, anche questa è una cosa importante in cottura, No, è uno dei assolutamente. rischi, no, delle cotture alla griglia. Com'è che facciamo a evitare questo problema? Esperienza, dovete grigliare, grigliare. Come tutto, no? Più lo fai, più diventi bravo. Dovete, qu quando accendete la griglia e mettete qualcosa sulla griglia, dovete stare lì Sì. concentrati. Non potete fumarmi una sigaretta, fare chiacchiere. No, state lì concentrati e non avete paura di girare molto le robe, no? Certo, Anche quindi dici le muovere la carote, magari. Questa bistecca. Sì. qui è un minimino, però non va bene. Va bene, buona. E ascoltami, le verdure come cosa hai fatto? Le hai condite prima? Le hai spennellate con Allora, dell'olio? sì, guarda, ti spiego. Le carote solo sale e olio. Sì. Le melanzane, anche quelle sale e olio. Però sulle melanzane, alla fine cottura, ora non l'ho fatto perché ero con voi e non volevo fare un casino, ho fatto questa salsina che è un po' libanese, con prezzemolo, peperoncino, olio e limone e pepe. Che do una spennellata. Sì. Ok. Scusa, c'ho il sole in faccia. Gli Sì. do una bella Tranquillo. spennellata e poi le ributto sulla piastra, proprio veloce, 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 veloce.
per fargli prendere un po' il sapore e fargli un po' di crosticina, no? A farle abbrustolite bene. Però proprio Tra l'altro, velocissimi. bellissime, Sì. queste sono veramente bellissime. Queste qui Tra le l'altro puoi mi fare sta anche venendo. al Dimmi, forno scusa. così. Ecco, Le puoi fare anche al era lì forno che ti così. volevo. Perché tu hai partecipato alla nostra challenge che questa settimana aveva come tema la parmigiana, intesa come parmigiana di melanzane, di zucchine, insomma, tu hai Sì. fatto una parmigiana di melanzane. In Certo. realtà questa preparazione è molto interessante perché potrebbe anche essere una base per una parmigiana molto alternativa, cosa dici? Si potrebbe fare tutta una parmigiana sulla griglia, fuorché il pomodoro, magari. Mamma mia, è certo, quello lo Sì. risparmiamo. No, quello lo E risparmiamo. ecco, a proposito, anche i formaggi alla griglia, tu come li tratti? Il Cosa ti piace caciocavallo alla fare? griglia, che ecco, il caciocavallo alla griglia è la mia cosa preferita. Preferita. Da servire sul pane? No, io non mangio carboidrati perché sono sempre a dieta perché sono molto vanitoso e voglio avere gli addominali. No, no, il Sì. caciocavallo sulla piastra, proprio così, proprio da solo, è una cosa magica. Prendi quelli belli in Irpinia, in Campania e stupendo. Me Bellissimo. l'avevano portato per il mio compleanno l'anno scorso e era la cosa più buona. Tutte, ne abbiamo mangiati tipo 10 in 20 persone, ci siamo sentiti tutti male, ma ne è valso la pena. Sì, il caciocavallo in effetti piace tantissimo. Io ho scoperto qualche anno fa la magia del caciocavallo impiccato. Devo dire che non è semplicissimo da preparare a casa, però con una griglia tipo quella che hai tu, in realtà ci si potrebbe organizzare. Super, super facile su questa qui. Quindi non è una cottura diretta, no? È una cottura in sospensione, si aspetta che coli e Certo, poi si sì, l'abbiamo prende. fatto varie volte, li abbiamo impiccati quando facciamo i nostri eventi di cucina, le feste sono anche stupendi perché abbiamo delle strutture sopra, li impicchiamo e sono proprio lì che colano e mano a mano li Mamma tagli, mia, li tagli, è stupendo. favoloso. Sì. Ascoltami, una curiosità. Allora, noi oggi abbiamo visto come prepari una crostata, che diciamo che è poi un po' la regina, no, di questo tipo di cottura. Però se noi invece ci trovassimo ad avere altri tagli, tipo le costine, che sono poi un altro classico da griglia, come dovremmo regolarci? Muoverle Costine di spesso? maiale Sì, o sì, costine costine di di maiale. maiale classiche. Io le faccio andare a fuoco non troppo forte all'inizio per un bel po', tipo ci metto una quarantina di minuti. Quelle li do sale, le metto con rosmarino, li faccio prendere un po' di sapore con le erbe e poi una quarantina di minuti piano piano e poi li do l'ultima botta proprio con calore forte. E dovrebbero venire fuori buone. Quelle lì dovete stare attenti a non bruciarle perché volete fare una cottura un po' più lunga per far sciogliere tutto il grasso dentro, così diventano belle morbide. E poi dargli una bella botta per la crosta. Un altro grande classico da grigliata, che crea qualche problema sono gli spiedini. Sì, No? ecco. Perché ecco, sono composti di diversi tagli di carne, i quali spesso cuociono in tempi differenti. E quindi tu come consigli di gestirli? Quali sono i trucchi per cuocerli al meglio? Il trucco è di fare, tipo se avete uno spiedino, fate tutto uno spiedino di pollo, tutto uno spiedino di maiale, tutto uno spiedino di maiale. Non ti sentiamo più. Eccoci. Qualcuno. No, mi Non aveva ti chiamato qualcuno, sentivo più. scusa, E no. ah, ecco, niente. Tranquillo. Scusa. Quindi tu dici di No, vi raggruppare le dico di... carni per tipologia? Ma certo, non puoi cuocere del pollo con del manzo e con del maiale, è ridicolo questa cosa. Li fai separati o se li compri già fatti, che non ve lo consiglio, li decomponi e li ricomponi. Certo. Lo spiedino è una figata perché si lavora bene, si gira bene, lo puoi dare anche in piedi, lo mangi bene, così. Io sono pro spiedino, però non tutta carne dello stesso animale su ogni spiedino. Ok, quindi Assolutamente. consigli di risolvere il problema dividendoli e poi diciamo gustandoli alla fine nello stesso Sì, spiedo. scusa, no, non puoi cucinare un pezzo di pollo con un pezzo di manzo e maiale, non verranno mai uguali, cuoci troppo il Sì. manzo,
o troppo poco il pollo che non lo vuoi fare, quindi cuoci sempre troppo il manzo e il maiale. Sì, esatto. Infatti il problema dello spinino è che spesso vengono molto cotte delle carni che in realtà richiedevano poca cottura, mentre rimangono un po' rosate all'interno, altre carni che preferiremo totalmente cotte, come il pollo che hai citato, piuttosto che i grossi pezzi di maiale che magari non hanno una rosatura piacevole. Ultimo caso disperato, salsicce e salamelle, come le trattiamo? Le salsicce e salamelle io le tratto così, ci vado proprio violentissimo, prima di tutto fresche, proprio devo essere. Io le mangio anche crude, la mia cosa preferita è la salsiccia cruda, quindi non, forse non faccio testo, però fuoco violentissimo, gli do proprio una crosta, le faccio belle croccanti fuori e dentro al sanguissimo, che proprio Ok. fa il crunch e dentro è tutto. E ti dico la verità, se Quindi sono anche un po' fredde dentro mi piace, perché è quella cosa, cioè tipo quella pasta dentro fredda con il fuori caldo e croccante, è stupendo. Però vabbè, fatele calde, non ve lo consiglio, magari vi viene. Io so da dove vengono il mio maiale, quindi mi fido, però se non vi fidate, meglio di no. sì, esatto. Poi sul maiale appunto bisogna stare un pochino attenti rispetto al manzo che invece sì. Eccola qui, questo cos'è? Un cipollotto? Questo è un cipollotto, questo è sale, olio e ci metto un po' di aceto di vino rosso, buono, che Ah, ho la madre buonissimo. fortunatamente, e questo qui è stupendo perché l'aceto lo caramellizza un pochino, secondo me. Buono, E ottima idea. anche quello è verdura buonissima da fare e ci sta bene insieme alla carne. Insomma, fate più verdura alla griglia, sono un grande sostenitore di questa cosa, si fanno troppe poche verdure alla griglia, c'hai una gamma di sapori infinita con le verdure, quindi facciamole, cuciniamole bene. No? Assolutamente, assolutamente sì. Va bene, allora io ti lascio perché come qua qualcuno suggerisce, ti stai sentendo male a vedere la bistecca freddarsi. Purtroppo non ve la Quindi posso far assaggiare, non siamo no, ancora qui con la vorremmo tecnologia. tantissimo. Esatto, se ne riparla, dai, magari tra non molto ci sarà questa possibilità di sentire anche i sapori. Attraverso le dirette. Grazie per averci mostrato la tua griglia e Ma grazie a voi. Comunque, le ricordatevi da tecniche. casa: padella di ferro, fuoco altissimo, sale, olio, e dopo ci mettete i condimenti e basta. Va bene, va bene, va benissimo. Perfetto. Se entro l'arma a Questa si può casa è usare anche anche per il utile, tennis. molto Sì, utile. infatti, Qui assolutamente. potete praticare i vostri swing di tennis. Esatto, e Fare due intanto sport qualche bistecca. per Va bene, va bene. Grazie mille per essere stato con noi e buona bistecca, proveremo a cucinarla come hai fatto tu. grazie Va a bene? voi. Ciao, Ciao, grazie, ciao Baru, ciao, ciao. ciao. Eccoci, abbiamo salutato Baru, abbiamo fatto una diretta un po' diversa oggi in esterna, abbiamo fatto un bellissimo barbecue con una crostata veramente cotta, diciamo, anche monitorando la temperatura interna, come avete visto con il termometro, che ricordiamo, insomma, il consiglio di Baru è quello di arrivare a 38 gradi e interrompere la cottura. Avete visto che era una carne molto marezzata e quindi il risultato è stato appunto di un bel taglio al sangue molto piacevole. Se volete rivedere tutto quello che è successo oggi in diretta e quindi anche i consigli che ha dato sul tipo di barbecue, sulla carne, diciamo tutti i passaggi che abbiamo visto insieme, trovate la diretta di oggi sulla nostra Instagram TV, quindi potete riguardarlo tranquillamente. Vi ricordo di fare come ha fatto appunto Gherardo in arte Baru, quindi partecipare alla nostra challenge, la ricetta che unisce. E il tema di questa settimana è la parmigiana, lui l'ha fatta in versione classica, però le tecniche di cottura che abbiamo visto oggi anche sulla griglia possono ispirarvi magari a un risultato un po' diverso, no? Magari possiamo tentare qualcosa di alternativo. E quindi vi aspettiamo ancora sul nostro canale Instagram con le condivisioni della vostra
parmigiana per la ricetta che unisce e i nostri appuntamenti non finiscono qui. Vi ricordo alle 17:30 abbiamo ora di cena con il nostro direttore Maddalena Fossati ancora qui in diretta. Ciao a tutti e buon venerdì.